La Sardegna, fin dalle origini della civiltà, grazie alla sua collocazione centrale all'interno del Mar Mediterraneo, è stata visitata continuamente da quei popoli che, praticando il commercio, erano soliti spostarsi lungo le coste per cercare nuovi punti di attracco e poter scambiare materie prime, oggetti, alimenti, tessuti che trasportavano sulle loro imbarcazioni da un porto all'altro del Mare Nostrum. Il territorio, favorito da un clima mite, ricco di foreste, di acqua e di minerali pregiati, facilitò il popolamento e la nascita di insediamenti degni di rilievo, e questo consentì lo svilupparsi di una civiltà autoctona, quella nuragica, che a partire dal secondo millennio a.C. è stata capace di realizzare più di 8.000 nuraghes, mediamente uno ogni 3 km quadrati, centinaia di villaggi, numerose torri megalitiche, tombe di giganti, pozzi sacri, lasciando sul territorio migliaia di tracce misteriose sulla propria presenza che ancora oggi sono motivo di studi scientifici animati da ipotesi controverse. Dei nuragici si sa che erano un popolo di navigatori, di pastori e di contadini che abitavano in capanne costruite attorno a fortezze a forma di cono rovesciato, innalzate sovrapponendo enormi massi megalitici uno sull'altro, e che vivevano in clan distribuiti armonicamente in ogni zona dell'isola. Si sa che furono guerrieri capaci di compiere imprese leggendarie, ma anche abili commercianti, assieme agli altri loro contemporanei, i Micenei, i Minoici, poi i Fenici e gli Etruschi. Anche i nuragici, viaggiando come si faceva allora di costa in costa, frequentarono rotte note solo ai viaggiatori del Mediterraneo, da Tarsis a Sidone. Nella sala antropica che state per visitare si racconta l'impatto che questo gruppo di persone ebbe sul territorio preso in possesso e i segni lasciati dalle persone sul terreno nel corso dei secoli. In questo caso viene presa in considerazione la porzione di territorio che dalla Marmilla degrada verso la fertile pianura del Campidano, che rimanda a una visione globale della storia del popolo sardo che, salvo poche eccezioni, fu simile in tutta l'isola. Questo gruppo di persone, infatti, costruì dappertutto edifici per il culto dei morti, fortificazioni, villaggi, pozzi sacri per celebrare l'acqua, luoghi per il sogno liberatorio, senza mai però manipolare il rapporto ancestrale con la terra che percepivano come una grande madre. Ogni opera venne progettata senza mai perdere di vista l'equilibrio tra terra e costruzione. Perfino le capanne per la vita giornaliera, create con legna e arbusti, protette da pareti ottenute mischiando il fango, riscaldate da pelli di animale, vennero realizzate per permettere una vita comune in armonia con il culto. Nonostante molte nuove ipotesi ci stiano aiutando a scoprire la grandezza di questa antica civiltà, ancora oggi gli studi non sono stati capaci di capire le modalità attraverso le quali si pervenne a quel dato modello di antropizzazione del territorio, né come si arrivò ad applicare le tecniche agricole e di allevamento sul suolo sardo. La Marmilla è una zona della Sardegna situata nella parte centro-meridionale dell'isola e delimitata a est e a sud dal Campidano, a nord-ovest dal Monte Arci, a nord dalla Giara di Gestoli, Tuili e Sezzu e ad est dal Flumini Mannu. Secondo alcuni studiosi, il toponimo deriverebbe dal latino mamilla, che significa mammella, e che per analogia rimanda alla proverbiale fertilità della madre terra. Infatti, tra le valli di questo territorio si stagliano i profili sinuosi delle dolci colline della Marmilla, che nell'immaginario collettivo ricordano le curve del seno materno. La Marmilla si è formata nel Miocene, perciò è geologicamente più recente rispetto al resto dei territori sardi. Il patrimonio ambientale però è vario, generoso e caratteristico, ricco di tesori naturalistici e faunistici unici in Sardegna, che comprendono gli altopiani basaltici delle giare circondati da boschi, praterie e stagni naturali, i spaulis,
dove fra panorami mozzafiato, monumenti nuragici e la rigogliosa macchia mediterranea vengono ripercorsi idealmente i millenni trascorsi durante le ere geologiche che hanno delineato nel tempo il paesaggio dei suoi territori. La presenza dell'ossidiana azzurra, di numerose specie endemiche e aromatiche, si armonizzano con i luoghi, trasformati dalla lunga frequentazione umana, rendendo speciale la storia faunistica di questo territorio. È ovvio che il rapporto della popolazione con il territorio sia soggetto a continui cambiamenti, eppure, grazie alla sua configurazione territoriale, la Sardegna permette ancora oggi la possibilità di uno sguardo antico. Infatti alcune zone restano ancora oggi intatte a testimonianza di un rapporto con la natura ancora non completamente corrotto dall'aggressività invasiva di città che crescono, inghiottendo di colpo millenni di vita e cancellando ogni forma di fauna e di flora. Per raccontare questo emozionante rapporto fra territorio e natura incontaminata, che ancora attorni alla Marmilla, relazione oggi rara ed esclusiva, si è pensato di realizzare alcune ricostruzioni tridimensionali a grandezza naturale degli ambienti tipici del luogo, riprodotti con suggestive installazioni che mostrano e fanno conoscere gli ecosistemi del territorio, assieme alla loro flora e fauna. Lo strumento utilizzato per realizzare questo percorso poetico che abbiamo voluto chiamare faunistico è il diorama. Il diorama è una ricostruzione che, sfruttando prospettiva e illuminazione, evoca la sensazione di una visione reale, una tecnica innovativa e raffinata utilizzata dai maggiori musei d'Europa per raccontare gli ambienti naturali e gli scenari paesaggistici attraverso un effetto di tridimensionalità inimmaginabile. Ogni cosa presente al Museo del Territorio rimanda al territorio. Questo perché il museo è stato concepito per essere una porta aperta verso i luoghi che lo hanno concepito e ne alimentano l'esistenza. In questa sezione sono stati messi assieme i molti elementi che costituiscono parte integrante di quello straordinario biosistema che ancora oggi si trova in Marmilla. Riteniamo infatti che la conoscenza dell'ambiente naturale nel quale si vive e ci si muove sia essenziale per acquisire informazioni sui fragili equilibri biologici degli ecosistemi e che solo attraverso un'esperienza più specifica si può imparare a difendere e a conservare. La drammaticità delle trasformazioni avvenute in Sardegna negli ultimi decenni, se non compresi fino in fondo, rischiano di modificare per sempre il nostro ambiente, annullando in poco tempo milioni di anni di evoluzione e di annullare quelle peculiarità che fanno della nostra terra una piccola arca in mezzo al mare. In un breve lasso di tempo abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell'originario assetto dei nostri paesi, causati da un abnorme sviluppo edilizio senza regole che ha portato alla drastica riduzione delle superfici boschive, dagli incendi, spesso dolosi, ma soprattutto a causa di una profonda ignoranza sui rapporti che intercorrono tra la presenza dell'uomo e la terra su cui vive. Il degrado delle zone montane poi ha fatto il paio con l'inquinamento delle lagune e degli stagni costieri, mettendo così a rischio interi ecosistemi unici e antichi. Anche le aree di pregio naturalistico sembrano essere prese di mira da questo processo di desertificazione che sempre di più ci mette davanti a un bivio davanti al quale si deve trovare una risposta in tempi brevi. Per dare il nostro contributo a questa campagna di sensibilizzazione, abbiamo voluto realizzare all'interno del nostro museo una sezione permanente dedicata alla botanica e agli aspetti della vegetazione che si riscontrano nel nostro territorio. Per comprendere lo scenario di cui stiamo parlando, si comincia con una iniziazione alla comprensione di quel mistero che è l'evoluzione. Ed è importante, presentando questo concetto universale, venir fuori da logiche che chiudono la storia in ristretti confini. Per questo motivo l'albero genealogico che accoglie il visitatore che comincia la sua visita è il punto di partenza di un ampio e affascinante viaggio concepito per collocare la storia botanica della Sardegna all'interno di uno scenario incredibile ed avvincente della vita delle origini.